Andrea gara con l'Ebolitana, inevitabilmente c'è voglia di riscatto in voi visto quanto è accaduto all'andata. Sì, sicuramente noi sappiamo che all'andata non abbiamo ben figurato contro di loro. Mo' gli obiettivi, diciamo, sono uguali, ma abbiamo un qualcosina in più da fare perché dobbiamo rimanere sempre a più tre nei riguardi delle inseguitrici, diciamo. Ripensando alla gara di andata, è vero, è arrivata una sconfitta, però allo stesso tempo è iniziata la rivoluzione in casa di Città di Nocera, perché il cambio della guida tecnica e squadra trasformata sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. Cosa è successo nell'arco di un girone? E cosa è successo? Diciamo che le sconfitte fanno sempre male. A noi quella sconfitta ci ha fatto male, però ci ha dato una forza in più per cercare di raggiungere un obiettivo importante. Cosa è successo? Che è cambiata la guida tecnica, comunque stavamo tutti sotto esame e ci siamo dati una svegliata sia noi che, diciamo, chi ci sta intorno. Fortunatamente siamo riusciti a fare degli ottimi risultati e arrivare al primo posto cercando di arrivarci a fine campionato. Ecco, prima parlavi di obiettivi, probabilmente l'Ebolitana verrà qui senza un obiettivo vero e proprio, perché ormai i playoff, salvo clamorosi ribaltoni, non si disputeranno. Sarà comunque una gara da non sottovalutare, perché chi affronta la capolista mette sempre mille motivazioni in campo e cerca di mettere il bastone tra le ruote. Gli obiettivi io penso che nel calcio ci saranno sempre, anche se col campionato non c'è niente più a che vedere. Noi sappiamo questo e dobbiamo cercare di metterli sotto e cercare di fare una buona gara per andare all'obiettivo finale che tutti sappiamo. Continua il momento magico per te, domenico il Massalubrense è arrivata anche la rete, migliora sempre l'intesa con De Liguri, ora che lui non è al top della condizione sembri quasi essere tu a reggere il peso del centrocampo. Sì, lui non è ancora al top della condizione per colpa di un infortunio, ma lui ha fatto ben altro in carriera, quindi si sa gestire e con lui è sempre una bella emozione giocare. Mancano altre 4 partite, saranno 4 finali, di cui 2 in casa, e in queste 2 gare sarà inevitabile il sostegno del pubblico. Potrà essere per voi l'arma in più, quella spinta necessaria per cercare i 3 punti contro tutto e tutti. Sì, i tifosi quando vengono allo stadio e si fanno sentire, diciamo, è normale, inevitabile che andiamo più forte, diciamolo così. L'abbiamo visto contro il Sant'Agnello, che tutta quella gente ti faceva andare più forte, inevitabilmente ti fa andare più forte e tu cerchi di portare il risultato, diciamo, il più facile a casa.